Un nuovo giorno è iniziato qui a Villa Mensa, a Sabbiancello San Vittore, Copparo. I ragazzi sono sempre più entusiasti e si stanno concentrando sempre di più sulla commedia dell'arte. Andiamo a vedere cosa succede. Mi trovo in compagnia di Sunita, una ragazza indiana, la prima ragazza indiana che ha mai frequentato la tenda Summer School. Cosa ti ha spinto a venire qui a studiare commedia dell'arte, a fare questo lunghissimo viaggio dall'India? Sì, io sono molto orgogliosa di essere qui innanzitutto. È stato difficile per me ottenere il visto e venire qua. Ho fatto un lungo viaggio, però veramente ne è valsa la pena, perché questa per me è un'occasione d'oro per poter apprendere, imparare delle tecniche che da noi in India non, delle tecniche teatrali che da noi in India non ci sono, e poi per poter lavorare con questi gruppi e con questi professori che insegnano così tanto e mettono così tanto impegno per trasmetterci un qualcosa che sarà importante non solo per il nostro lavoro ma anche per la nostra vita, perché nei gruppi di lavoro che abbiamo qui tiriamo fuori, cioè loro ci spingono proprio a tirare fuori noi stessi, la nostra personalità, non solo dal punto di vista teatrale ma anche dal punto di vista proprio personale. Siamo qui con Paolo Govoni, presidente della Camera di Commercio di Ferrara. Perché oggi la Camera di Commercio è qui alla tenda Summer School? Innanzitutto perché noi riteniamo che ci sia un profondo e forte filo che lega la cultura, l'arte all'economia. Noi pensiamo che un sistema economico moderno debba supportare la cultura e debba supportare chi attraverso la cultura, attraverso la formazione, in questo caso attoriale, apre uno squarcio di luce sul territorio, forma dei giovani e fa passare dei messaggi positivi di cui oggi c'è molto bisogno nella nostra società. Quanto è importante oggi rispettare le persone e cercare di realizzare anche dei ponti culturali per portare il mondo sul nostro territorio attraverso la cultura? È fondamentale, così come l'economia ha bisogno di aprirsi sul mondo, anche la società, la cultura ha bisogno di farlo, e se questo lo fanno i giovani credo che il messaggio sia un messaggio ancora più forte. Spero che il servizio vi sia piaciuto. Noi vi aspettiamo sabato 10 alle ore 9 per lo spettacolo finale della tenda Summer School. Da qui da Villa Mensa un abbraccio dai 100 ragazzi. A domani!